a tutti ragazzi e ragazze. Allora, spesso e volentieri sotto i video, nei commenti sul gruppo, molte di voi mi dicono: ma una volta infilata la taglia a cuci, che già è una cosa complicatissima, eccetera, eccetera, quando dobbiamo cambiare i fili, dice, ricominciare tutto da capo è veramente allucinante. Invece, no, ragazze, non dovete sfilare la macchina, cioè come si fa nelle macchine da cucire, ma c'è il sistema per poter cambiare il nostro filo molto semplicemente. Ora io vi farò vedere il cambio di un filo soltanto, ma questo è per tutti e quattro le bobine, dovete fare nella stessa maniera. Io adesso ho infilato tutte e quattro le bobine nel colore bianco, decido di cambiare il colore a questa bobina qui. E adesso vediamo come si fa. Allora, di cosa abbiamo bisogno? Dobbiamo prendere il colore che abbiamo deciso di cambiare. Io in questo caso voglio cambiare questa bobina bianca con una bobina nera. Abbiamo bisogno delle forbici. Ecco cosa faccio. Vedete il filo? Questo è il filo che esce dalla bobina. Lo taglio. Taglio il filo. Ok? E questo è il filo tagliato. Tolgo questa bobina, inserisco l'altra bobina all'interno del mio trasporto e faccio questo lavoro. Prendo i due fili, ora vediamo se riesco. Prendo i due fili in questa maniera e faccio il nodo. Ora per me con la videocamera è un po' complicato per farvi vedere, comunque un semplicissimo nodo. Ecco qui. Ora cosa dobbiamo fare? Scendiamo e andiamo nella nostra macchina da cucire. Allora, in questo caso io ho cambiato la bobina del filo, quello del lago. Allora, che cosa dobbiamo fare? Guardate, io comincio a tirare, lo faccio passare piano piano attraverso tutti i passaggi. Aspettate che con la mano, cioè con la videocamera, adesso non ci rimane altro. Vedete, il nodo, eccolo qui, di tirare io perché ho fatto il filo quello del lago di sinistra. Comincio a tirare, vedete? Eccolo qua, vorrei farvelo vedere. Comunque il filo comincia, eccolo qui il nodino, aspettate. Lo vedete? Scende, scende, fa tutti i vari passaggi e ovviamente arriva in prossimità del mio ago. Cosa faccio? Taglio il mio filo nero e ovviamente sfilo il filo quello bianco. Lo sfilo, lo taglio da dietro l'ago. Eccolo qui. No? Taglio e sfilo. E questo filo ormai non è più collegato alla mia macchina. Adesso cosa faccio? Rinfilo l'ago. Aspettate che rileggo la videocamera e poi vi faccio vedere l'altro passaggio. Ecco qua il mio filo nero, l'ho rinfilato nel lago. Faccio qualche centimetro di maglia. Ovviamente per farlo rientrare nella catena e allora andiamo a cucire. Ed ecco qui la nostra cucitura, vedete il filo nero, quello che del lago sinistro, che poi sarebbe, si vede anche dietro, perché dietro un po' è il nostro lago qui, così vedete anche il passaggio che fa il nostro filo, cuce ovviamente qui sul nostro diritto questa righina soltanto nera, invece dall'altra parte e cuce proprio c'è proprio tutto il filo nero.
Ecco qui, ora vi ho spiegato come si cambiano i fili alla nostra taglia e cuci. È semplice, vero? Ciao a tutti ragazzi e ragazze, al prossimo video!